dalla regione Calabria non abbiamo avuto risposte. Guardate, il commissario ogni volta puntualmente ce le mandava dicendo: non vi preoccupate perché il problema è risolto, vi mandiamo a Cassano, vi mandiamo a Cosenza, vi mandiamo a Pianopoli, cioè per lui tutti i numeri quadravano. Invece puntualmente, lo diceva il sindaco di Rossano, le ordinanze erano inadeguate, perché ogni volta che avevamo una discarica da poter conferire, puntualmente la trovavamo chiusa perché c'erano delle problematiche. Il commissario non conosce l'emergenza, il commissario non conosce nemmeno la risoluzione, perché non ha questa capacità, non riesce a gestire un territorio, perché se ci mandi una discarica e la discarica non ci riceve, c'è qualcosa che non funziona. Allora noi sindaci siamo stanchi ad essere presi in giro da chi non può risolvere il problema. E lui che cosa fa? Perché c'è un governo, c'è chi dà questo, diciamo, avallo al commissario, gli dà ulteriori proroghe. C'è chi non ci risolve il problema, continua ad avere delle proroghe. E c'è un silenzio assordante della regione Calabria, dove nessuno dice: non più al commissariamento, noi siamo per prenderci le proprie competenze. E non solo questo, non c'è la programmazione. Allora, i sindaci che sono sensibili al problema, i sindaci che hanno quotidianamente la problematica sotto mano, non ci stanno più. Allora diciamo noi a tutti gli organi competenti, in primis ovviamente il commissario delle emergenze rifiuti della Regione Calabria: o ci date risposte certe e noi non ci muoviamo più dalle nostre posizioni. Ormai da un mese, è giusto che si sappia, non interloghiamo più andate a Catanzaro. Stiamo facendo incontri vari fatti dai sindaci del territorio per affrontare la problematica. Questa, a mio avviso, è la scelta giusta per poter avere delle risposte. Purtroppo siamo arrivati a questa condizione e noi diciamo in forza, noi sindaci, ma in presenza di tutti, di questa bella manifestazione degli operatori ecologici, delle forze dell'ordine, che anche loro vivono il problema, noi diciamo con forza: uniti e combatti fin quando il problema verrà risolto, non per il momento ma anche per il futuro. Grazie.